Questa donna e il suo bambino erano a casa da soli quando la videocamera di sorveglianza catturò qualcosa di davvero strano. Le registrazioni sono state pubblicate su TikTok da questo account e accompagnate dalla seguente descrizione. All'inizio credevo di essermi immaginata quello che ho sentito. Poi il rilevatore di movimento della porta sul retro si è spento ed è lì che ho capito che era tutto reale. Aggiunge anche che lei e suo figlio vivono da soli in questa casa. Perciò quello che è stato registrato doveva per forza essere qualcuno o qualcos'altro. Guardate, e ha alzato il volume prestando attenzione ai rumori. Se nessun altro bambino vive lì, che cosa è stato? Continuiamo a guardare. La risata infantile che si può sentire fa venire i brividi, e se avete notato, il neonato stava già guardando nella direzione del suono prima ancora che si potesse sentire. Molti credono che i neonati, ma in generale i bambini, riescono a percepire i fenomeni paranormali, vederli, sentirli. Questo video quindi potrebbe forse esserne la prova? Inizialmente la donna, pensando che se lo fosse immaginato, si allontana da lì. Ma molto presto, sentendo uno strano rumore riconducibile a passi o a qualcuno che bussa, si rende conto che non era solo nella sua testa, era tutto reale, stava accadendo davvero, e qualcuno o qualcosa era dentro casa sua. Il rumore che si sente alla fine del video, infatti, è l'allarme che notifica lo spegnimento del sensore di movimento nella porta sul retro, ma non sarebbe dovuto esserci nessuno dentro l'abitazione o vicino al sensore. La donna quindi andò a controllare, ispezionando tutta la casa, ma non trovò niente e nessuno. Chi ha fatto quella risata? E chi ha disattivato il sensore? Per ora queste domande rimangono senza una risposta. Vi chiedo però di dirmi se secondo voi il neonato aveva percepito la risata prima che si potesse sentire. È interessante quante volte i bambini sono stati ripresi in questi comportamenti. Perciò vorrei sapere la vostra. Secondo me, se il paranormale davvero esiste, questi piccoli mostri sono di sicuro in grado di percepirlo meglio di noi. Lui è Jesus Olivares, un escursionista che in un podcast racconta la storia di una foto terrificante scattata durante una sua escursione. La sua storia aiuta a trasformare una semplice fotografia in un racconto da brividi. Nel 2009, Jesus e un gruppo di amici si recarono in una delle montagne più alte del Messico. Questa è conosciuta come Pico de Orizaba, ed è un luogo circondato da un alone di mistero e vari racconti e leggende metropolitane. Insomma, il luogo perfetto per fare un'escursione. Il monte ha una straordinaria altezza di 5.636 metri, perciò in alcune zone il livello di ossigeno scarseggia. Gli escursionisti sono così costretti a portare con sé una bombola d'ossigeno se vogliono arrivare fino alla vetta. Per questa ragione si crede che nessuno viva nei punti più alti del monte, ma alcuni escursionisti riportano di aver visto la sagoma di alcune persone e altre strane figure laddove non dovrebbe esserci nessuno per nessun motivo. Alcuni pensano che potesse semplicemente trattarsi di altri escursionisti nell'area, ma altri invece ritengono che possano essere gli spiriti inquieti di coloro che sono morti scalando la montagna. Sicuramente la mancanza di ossigeno può causare delle allucinazioni visive, ma anche Olivares vide qualcosa di strano, e di sicuro non si trattava di un'allucinazione. Nel podcast il ragazzo racconta di come durante la scalata lui e i suoi amici sentirono voci in lontananza e videro delle strane ombre. Questi fenomeni continuavano a ripetersi, ma ad un tratto cessarono del tutto.
Così i ragazzi andarono avanti più tranquilli, ma ad un certo punto si fermarono per scattare qualche foto. Ne fecero molte, ma una in particolare attirò l'attenzione delle persone. Olivares pubblicò le foto sui social dopo il viaggio e il giorno dopo notò un commento strano sotto una delle fotografie. «Bella foto, ma chi è il bambino nello sfondo?» Confuso, il ragazzo rispose a che bambino si riferisse e la risposta fu «Il bambino nell'angolo, chi è?» Quindi, riguardando bene la foto, gli vennero i brividi. Nel podcast ci tiene a precisare che fossero solo adulti durante la spedizione e guardando bene la foto si può notare che si tratta per forza di un volto di un bambino. La cosa molto strana è che per nessun motivo un bambino sarebbe dovuto trovarsi lì, né da solo né accompagnato. Ma comunque Olivares è sicuro al 100% che al momento dello scatto non ci fosse nessuno. Per questo motivo è ancora spaventato da quella foto, anche se è stata scattata più di un decennio fa. La teoria più gettonata per spiegare quel volto, ovviamente, è quella che si tratti di una figura paranormale. Nessuna spiegazione ufficiale è mai stata data, quindi ad oggi si può dire con tranquillità che l'immagine rimane un mistero. Ma voi cosa ne pensate? È davvero un'entità paranormale? O forse esiste una spiegazione più logica? Questo video è stato pubblicato su TikTok da questo account alla fine di luglio. È quasi mezzanotte mentre un ragazzo sta dormendo nel suo letto. Viene ripreso da una videocamera con visione notturna e ad un certo punto accade qualcosa di agghiacciante. Guardate. Guardando questa clip, le persone hanno cercato di dare varie spiegazioni. C'è chi pensa si tratti di una possessione demoniaca, chi invece crede che si tratti di un video modificato. L'ipotesi più plausibile, comunque, è che si sia trattato di un episodio di apnea notturna, o una paralisi del sonno, o forse ancora un cosiddetto terrore notturno. Niente di paranormale, insomma, ma le immagini catturate sono davvero terrificanti e hanno spaventato centinaia di migliaia di persone. Lo stesso creator che ha condiviso la registrazione, però, ha dato la sua versione dei fatti. Ero nella mia stanza a guardare la telecamera e mi sono reso conto che avevo un aspetto strano e inquietante. Così ho aperto la bocca più che potevo e ho visto i miei occhi brillare. Ed è così che l'ho filmato, nel buio totale. A quanto pare, quindi, il ragazzo ha fatto quei movimenti di proposito. Ma qualcuno ha risposto al suo commento dicendo che pensava l'avesse fatto naturalmente, senza pensarci. Al che il creator rispose che sì, lo fece naturalmente senza pensarci. Quindi può non trattarsi di nessuno degli episodi descritti prima, ma semplicemente dell'istinto di una persona annoiata che non riesce a dormire. In ogni caso, credo che me lo sognerò stanotte. In questo video un uomo sta registrando suo figlio che gioca, quando appare qualcosa di disturbante dietro di lui. Non abbiamo molte informazioni su questo video, purtroppo, ma semplicemente guardandolo si capisce tutto. Guardando attentamente si possono notare due volti apparire dal nulla nelle finestre dietro al bambino. Sebbene la seconda potrebbe essere un amico che ha deciso di fare uno scherzo, la prima non sembra quasi umana, sembra somigliarsi ad una bambola o un manichino, il che rende tutto ancora più strano. Il padre sembra non accorgersi di nulla e continua a filmare. È possibile si tratti di un video modificato di proposito, ma i movimenti della videocamera e dei volti sono estremamente fluidi per essere solo un ritocco. Purtroppo non avendo altre informazioni è difficile dare un senso alla clip, perciò lascio decidere a voi cosa credere. Direttamente dal 2007, questo video ha avuto 15 anni per spaventare il web. E credetemi, ci è riuscito.
Credo che sia particolarmente credibile perché il ragazzo ha iniziato a registrare per una ragione totalmente distaccata dal paranormale. Il proprietario del canale Mowgli 85 voleva registrare il trailer del film dei Simpson per poi pubblicarlo su YouTube. So che sembra una cosa strana oggi, ma vi assicuro che in quegli anni molti lo facevano, anche perché le case distributrici dei film non avevano ancora il loro canale YouTube. Chiusa questa piccola parentesi, il ragazzo inizia a filmare, quando viene interrotto da qualcosa. Guardate. Dal nulla, gli oggetti della sua stanza iniziano a muoversi e spostarsi, senza un apparente motivo. Dopo aver visto il video, tante persone hanno fatto notare la presenza della tavola Ouija. Credono che ciò che è successo sia proprio a causa della tavoletta. Lo stesso Mowgli ha dichiarato di averla usata proprio il giorno prima delle riprese. Quindi, secondo tantissimi, il ragazzo ha inavvertitamente aperto una porta tra l'altro mondo e il nostro, lasciando aperto il passaggio. Ma secondo voi si tratta davvero di paranormale? O pensate che esista una spiegazione più logica? Grazie per la visione, ragazzi. Spero di avervi fatto venire almeno un brivido. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.